Sono dell'idea che la sicurezza in se stessi e nei propri sogni si trovi nel fare pace con l'incertezza, nell'accettarla e nell'evitare di cercare sempre una risposta. Nel fare il massimo oggi per ottenere il risultato desiderato un domani, molto spesso vogliamo sapere se ce la faremo, vogliamo essere sicuri che andrà tutto bene, vogliamo essere sicuri che tutto quell'impegno non sarà tempo perso e vogliamo essere certi che non ci saranno troppi ostacoli o troppe difficoltà. Ma posso dirti che non sarà mai così, non avremo mai la certezza di qualcosa, perché la vita è piena di sorprese, a volte piacevoli, a volte meno, ma dobbiamo imparare a convivere con questa incertezza. Personalmente non lo so se il mio sogno si avvererà, non lo so se un giorno diventerò la persona che voglio diventare, non lo so se un giorno riuscirò a dire quello che penso veramente, non lo so se un domani sarà veramente migliore, non lo so. Non so tutto questo come accadrà, non so quando accadrà e non so neanche perché dovrebbe accadere. Non lo so, non ho la certezza che tutto questo impegno sarà ripagato. Non sono sicuro che un giorno potrò dire ce l'ho fatta. Non posso saperlo. È tutto così instabile e precario che non perdo troppo tempo a pensarci. Non cerco risposte a domande che non ne hanno una. Non cerco di prevedere il futuro quando posso vivere il presente. E questo perché sarebbe tempo perso. Pensare di non farcela o credere di riuscirci sono entrambe previsioni del futuro ed in quanto tali sono entrambe incerte e sono entrambe in ugual modo giuste e in ugual modo sbagliate. Sono due forme diverse di affrontare il futuro. Possiamo avere paura di quello che potrebbe accadere o possiamo avere fede che andrà tutto bene. Possiamo scegliere come vivere, però molto spesso diamo per certo che non ce la faremo e diamo per impossibile raggiungere quell'obiettivo, perché rimane sempre più facile credere che non siamo in grado, perché richiede meno impegno, perché non dobbiamo fare nulla per non farcela. Ci vuole coraggio per credere che ce la faremo, ci vuole coraggio per credere che qualunque cosa incontreremo troveremo il modo di oltrepassarla. Eppure preferisco usare la mia immaginazione per creare qualcosa che mi migliori la vita, perché per mille cose che potrebbero andare storte ce ne sono mille uno che potrebbero andare bene, perché per mille persone che non ce la fanno ce ne sono 10 che arrivano fino in fondo, perché per mille persone che si accontentano ce ne sono 100 che vivono il loro sogno. Sceglierò sempre di essere positivo, sapendo che potrei sbagliarmi, sapendo che a volte non coinciderà con la realtà, ma almeno lì, nei miei pensieri, posso scegliere che andrà tutto bene, perché se posso creare una speranza così forte da darmi la forza di mettermi al lavoro, così forte da aiutarmi a superare ogni momento no, così forte da riuscire a strapparmi sempre un sorriso, riesco a creare un domani così bello da riuscire a migliorare il mio oggi. Quel sogno nel cassetto tira fuori il meglio di me, quella motivazione si trova nella voglia di crederci e tutta questa energia dobbiamo usarla per provarci e per metterci al lavoro. Questo non significa non essere realisti o non voler vedere la realtà. Non si parla di dire che va tutto bene anche quando le cose non vanno. Significa credere che domani può essere migliore se lavoriamo oggi. Significa immaginarci dove vorremmo essere per avere la forza di muoverci. Significa non voler rimanere dove siamo. Significa non cercare certezze per sognare, non cercare approvazione per crederci, perché nessuno potrà mai darcele. Sarà sempre incerto finché non ce l'avremo fatta, perché nella vita non si sa mai cosa accadrà. Ed è qui il bello, perché se lo sapessimo già, sarebbe tutto noioso e monotono. Se sapessimo con certezza di riuscire a realizzare il nostro sogno, non si sarebbe chiamato un sogno, non avrebbe il valore che ha. Per questo non voglio certezze, non le voglio, non mi servono. Do il massimo con quello che ho, con quello che posso fare da dove sono, cercando continuamente un modo per migliorare, sapendo che potrebbe essere vano e non mi aspetto nulla in cambio. Non lo faccio per il risultato, lo faccio per sentirmi vivo. Sono già felice con quello che ho e per questo è tutto più facile, perché quando riesci ad essere felice di quello che hai ed affamato per quello che vorresti, hai la pazienza per aspettare e la passione per metterti al lavoro. Magari un giorno si avvererà, magari un giorno sarai in grado di guardare indietro e dire ce l'ho fatta, ma comunque vada, oggi sono felice e spero di esserlo anche domani, sempre verso qualcosa e non dando mai nulla per scontato.